Francesca Fialdini e Marco Liorni non si sopportano? Aria tesa alla vita in diretta. Francesca Fialdini e Marco Liorni hanno litigato alla vita in diretta. I gossip e retroscena. Aria più che mai tesa alla vita in diretta tra Francesca Fialdini e Marco Liorni. Secondo quanto fa sapere il settimanale Sky, i due conduttori non riuscirebbero a lavorare insieme. Sembra che si sopportino a malapena e che siano pochissimi gli scambi di parole fuori dalla diretta quotidiana. Non solo, pare che sia Francesca sia Liorni controllerebbero a vicenda i minuti precisi dei rispettivi interventi. Inoltre, pare che i due si parlino solo attraverso gli autori della trasmissione di Rai 1. Il motivo di questa complicata situazione? Non è molto chiaro, ma pare che Marco sia un po' geloso del successo della Fialdini, sempre più lanciata nella TV di Stato. Di recente la giovane ha condotto lo Zecchino d'Oro e più di qualcuno la indica come probabile sostituta di Cristina Parodi a Domenica In. Il gossip di Sky su Francesca Fialdini e Marco Liorni. Tra i due conduttori dei La Vita in Diretta, Francesca Fialdini e Marco Liorni, non tira una buona aria. Sembra che i due si sopportino a malapena e che siano pochissimi gli scambi di parole fuori dalla diretta. I due non si sopportano, si legge sulla nuova rivista edita da Mondadori. Se uno dei due conduttori ruba minuti, l'altro ne ruberà altrettanti per non essere da meno. Un duello di minutaggio sulle notizie. I due si parlano solo attraverso gli autori, cosa non buona per il normale svolgimento di una trasmissione, fa sapere ancora il settimanale di TV e Cronaca Rosa. Insomma, una situazione più che mai intricata. Sarà vero? O i diretti interessati smentiranno tutto in diretta TV? Chi è la nuova conduttrice della Vita in Diretta, Francesca Fialdini? Francesca Fialdini ha 37 anni e da tempo lavora in Rai. Il debutto nel mondo del giornalismo è però avvenuto a Radio Vaticana. Subito dopo ha lavorato nel programma religioso A Sua Immagine. Successivamente sono arrivati Videozine, Fiction Mania, Cult Book, Uno Mattina in Famiglia e Uno Mattina. È single anche se le male lingue sussurrano che stia vivendo da qualche tempo una passione segreta con un collega.